Buongiorno, ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio, bentornati in un nuovo video, nuovo, di zecca. Settimana scorsa ho fatto solo un video live, ero un po' impegnato, stavo anche male, se si nota ancora un po' di raffreddorino, di grattino. E questa settimana invece volevo portare un attimino alla conoscenza di tutti voi che ho cominciato anch'io ad entrare nelle criptovalute in maniera molto potente, molto preponderante. Poco, sono ancora inesperto, ma ci ho messo pochissimo. Vabbè, ve lo spiego dopo in un video dedicato. Quello di cui volevo andare a parlare è il fatto che sto un po' alla volta cercando di capire qual è la piattaforma migliore per andare a investire. E se l'anno scorso avevo, ero andato a guardare PrimeXTB, questa piattaforma che permette di fare diverse tipologie di investimento, in particolare usando come collaterale la cripto. L'anno scorso c'era solo Bitcoin, ma adesso andiamo a vedere cosa è cambiato, come è cambiata anche la piattaforma, i miglioramenti, tutto quello che ne consegue. È stata creata una community. Poi in altri video andrò a parlare anche di altre piattaforme, proprio perché volevo andare un attimino più ad approfondire questo mondo che io non tratto tanto, anzi quasi per niente, di cui sono poco esperto. Però secondo me conoscere un po' come girano intorno le cose, soprattutto in questo ambito che io non conosco, comunque è un po' acculturante, perché mi fa capire anche alcune tematiche e alcune dinamiche che sono legate a questo mondo. Per cui, ciancio alle bande, bando alle ciance, andiamo subito a vedere come è cambiata la piattaforma rispetto all'anno scorso. PrimeXTB, tra l'altro vi ricordo che essendo Markettaman famoso, c'ho la S, la M invece di Superman S, qui c'ho M, Markettaman. Ho trovato un link affiliato qui sotto in descrizione se volete iscrivervi e andare a capire un attimino come funziona the platform. Allora, è cambiata, diciamo, parecchio la struttura di quello che è il broker internamente, come la grafica. Adesso si possono vedere come collaterali anche quali sono le tipologie di asset che si possono usare come collaterali per andare a depositare i soldi. Si può nascondere, io ovviamente adesso ancora non c'ho niente. Depositando qui si possono depositare in Bitcoin, in Ethereum, in Tether USD, USD Coin e Covesting, per cui si possono andare a fare delle operazioni con i collaterali che non sono solo Bitcoin. Vi ricordo che rispetto ad altri account che hanno collaterali criptovalute, come ad esempio gli altri trading exchange, Coinbase o altri, Binance, qui la differenza è che le operazioni di prelievo vengono fatte solo una volta al giorno, perché tutti, diciamo, i fondi vengono tenuti in un wallet fisico esterno, appunto per una questione di sicurezza, per evitare che i fondi spariscano da un momento all'altro, hackeraggio e roba del genere. Per cui si fa la richiesta entro una determinata ora, se si fa in tempo i soldi vengono spostati lo stesso giorno, altrimenti si passa al giorno successivo. Comunque io ho provato diverse volte a versare e a ritirare, è tutto a posto, sempre ricevuto i soldi e questa procedura è sempre stata rispettata. Cosa è cambiato? Allora, prima di tutto, come dicevo prima, la maschera è molto più semplice, molto più chiara. Ci sono anche già degli spunti su chi sono i covesting, quelli che sono i migliori covesting investor. Vi ricordo che PrimeXTB ha questa funzionalità di copy trading fatta appunto con questa parte che si chiama covesting, un po' simile al copy trading di Toro, solo che ovviamente si fanno accoppiare usando come collaterale le criptovalute. Poi ci sono anche le sessioni a margine. Qui ovviamente covesting vi viene data tutto quello che è i resoconti totali e odierni dei vari investitori. Si può seguire l'investitore, si può andare a copiare un po', diciamo, come si fa con i Toro, solo che ovviamente come collaterale, dicevo, si usano le criptovalute. In questo particolare io ho sempre versato in Bitcoin, però ovviamente se voi avete Ethereum o qualsiasi altra cosa che viene supportata, secondo me è una cosa ottima da fare. Si può anche usare il margine. Qui c'è la sessione portafoglio, in cui si può andare a vedere tutto quello che è stato fatto. Qui c'è uno storico di alcune operazioni che ho fatto quando ho provato la funzione covesting, per cui quello che è stato il rendimento totale mio con questa persona e così via, quando ho aperto, quando ho chiuso la posizione, quanto ho guadagnato, quanto ho perso e così via. C'è poi la sessione di analisi, in cui si va a fare, diciamo, tutta quella che è l'analisi tecnica dei vari asset che si vogliono andare a fare.
si possono confrontare con vari asset, un po' come succede con TradingView, ad esempio se mettiamo Ethereum, BTC, andiamo anche ad avere quello che è il movimento di Ethereum BTC rispetto appunto a quello che stiamo analizzando in quel momento. E ci sono i mercati che andranno a essere implementati successivamente, per cui fare anche l'analisi sul mercato stesso, perché vi ricordo appunto che qui si possono fare trading con le criptovalute, per cui andando a fare del trading con il collaterale di Bitcoin, quello che riusciamo a fare è andare ad esempio a tradare su indici, su delle materie prime, usando appunto come collaterale la cripto. Poi se clicchiamo qui su margine, andiamo a cercare margin BTC e qui appunto abbiamo tutto quello che al momento si può tradare, l'indice australiano, il Brent, il crudo, il Dow Jones, l'Euro 50, il CAC 40, il DAX 30 e così via. Si tratta di tradare in CFD, in cripto, per cui andiamo a fare anche delle analisi e dei investimenti sulle criptovalute. Abbiamo il Forex, per cui usando sempre i nostri collaterali di criptovalute possiamo andare a investire in delle coppie valutarie, quelle più famose ovviamente, e poi abbiamo anche una sezione che ci permette di vedere tutti i mercati tradabili in quel momento. Facendo su trade ad esempio possiamo andare a decidere di mettere un ordine che sia mercato limit stop, la quantità che vogliamo comprare, se vogliamo fare un'operazione di trade in acquisto o in vendita, per cui vendere allo scoperto e così via. È una piattaforma che si è andata un po' a migliorare nel tempo, perché rispetto alla prima volta che l'avevo vista era molto meno user friendly, adesso sembra piano piano cominciare a migliorare di volta in volta la propria grafica. Tra l'altro ricordo, comunque lascio qua un link in descrizione, PrimeXDB ha anche un piccolo, se così si può dire, social, ha un gruppo Telegram a cui si può accedere, e un po' come tutti i gruppi Telegram ci sono degli utenti che discutono fra di loro sulle varie strategie e che possono appunto andare a farvi passare il tempo ragionando su quelle che sono le varie strategie di investimento, che vuole come vuole farle, quando vuole farle, su cosa vuole farle, però sempre partendo dal presupposto che si può fare tutto tramite il collaterale delle criptovalute. Io, come dicevo, sto cercando di entrare piano piano in sordina in cripto, considero comunque l'asset sempre molto volatile e molto speculativo, per cui molto probabilmente utilizzerò, che ne so, forse uno 0.5% di tutto quello che è il mio portafoglio, però è un po' quasi un divertimento, un po' come dire compro un biglietto della lotteria. Ognuno poi fa quello che vuole, so i miei colleghi che vanno pesantemente su questi asset, ognuno fa i propri investimenti, ognuno fa le proprie valutazioni. Vi ricordo che qui è semplicemente una piccola panoramica di questo broker, non sto facendo nessun tipo di consulenza finanziaria, non ne sono in grado e tra l'altro non si può fare. Ricordo comunque il link affiliato qui sotto in descrizione, per chi volesse iscriversi tranquillamente c'è, diciamo, la possibilità di guardare la piattaforma gratuitamente. Potete anche non versare soldi, nessuno vi viene dietro a chiedervi di versarli, a me non l'hanno chiesto una volta sola ed è un anno che è aperta, l'ho usata forse 3-4 volte, per cui diciamo non c'è quel pressing come molti broker fanno che vi vengo a correre dietro. Detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate di questa piattaforma, lascio come sempre il link affiliato qui sotto in descrizione, fatemi sapere se contenuti di questo tipo sono di vostro gradimento, così posso anche capire di portare altri contenuti relativi a delle valutazioni di altri broker o di altre banche o appunto di asset in cripto, che un po' per me è la parte di inesperienza che sto cercando di migliorare. Se sei nuovo iscriviti al canale e clicca la campanella per non perderti nessun video successivo, lascia un pollice in su, commento qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!